Buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video della Bushcraft Crew. Allora, in questo nuovo video siamo in compagnia di una nuova persona che non avete mai visto sul canale, ovvero lui. Buonasera, Clay. Di dove sei? Di Torino. Ci conosciamo da 4 anni che viene a scuola con me. A scuola. È amico anche di Valerio, per chi non se lo ricordasse, è il ragazzo che c'era l'anno scorso nella tendata, che abbiamo fatto l'anno scorso. E vi lascio il link anche lì sotto in descrizione. Quest'oggi siamo qua che facciamo una grigliata nel posto in cui stiamo costruendo lo shelter, perché è il suo ultimo giorno, poi parte, va a Torino e quindi poi rimaniamo solo io e lui per circa 4 giorni. Le nostre intenzioni erano quelle di andare a fare una camminata, adesso dobbiamo ancora vedere dove. E poi rimarrò solo io poi per circa 5 giorni da solo e magari farò qualche video se mi viene qualche idea, o comunque se avete qualcosa da consigliarci mettetelo sempre sotto in descrizione, che c'è sotto nei commenti, che tanto io li leggo e vi rispondo anche la maggior parte delle volte. Detto questo, ora vi facciamo vedere un po' come abbiamo setappato il campo, cosa abbiamo preso da mangiare e così vedete un po' come ci gestiamo. Ok, attualmente sul fuoco ci sono 3 costine di maiale e le stiamo facendo qua su una griglia che abbiamo, diciamo, preso in un forno a casa mia, anche se non è proprio una griglia per grigliare sul fuoco, però non importa. Poi abbiamo setappato qua il tarp, dato che comunque c'era vento. Abbiamo fatto la solita panchina che vi abbiamo fatto vedere anche l'ultima volta. Qua c'è lo zaino in cui, oltre a quelli, avevamo preso tipo dei salamini. Naturalmente la spazzatura la buttiamo poi tutta nei sacchetti. Abbiamo 3 wurstel, quelli col formaggio dentro. E poi qua dentro abbiamo del pane, del salame di cervo fornito al Carrefour, l'abbiamo preso. Però poi in macelleria sembrava buono, in effetti è buono come salame, ci è piaciuto di gusto. Poi il pane, e lì c'è della toma della Valsusa, quindi della nostra zona in cui ci troviamo adesso. Poi abbiamo un trapano perché dobbiamo finire di fissare qua la trave portante, diciamo, con questa mega vite. Dobbiamo finire di fissarla, quindi ci siamo portati il trapano. E poi vabbè, anche dall'altra parte dovremo fissarla. Qua c'è il tarp sempre per il vento, il sacchetto del tarp. Ci siamo mangiati le costine, i wurstel non li abbiamo ancora mangiati, ora ci stavamo un po' riposando e abbiamo provato ad avvitare il tronco qua, ma mi sa che è troppo duro e non si riesce, perché abbiamo provato ma non va più di tanto, tipo arriva qua e si blocca. Cioè, penso ci vorrebbe tipo il trapano, quello da cantiere. Allora forse così si riesce. Però per adesso con quello non ci siamo riusciti. Ora boh, siamo un po' qua, poi fra un po' dovremo scendere, che Gabriele parte. C'è solo un pochino di vento, ma niente di che. La vista è stupenda come al solito da qua. Probabilmente sentirete poco. Lì c'è il tarp. Un attimo e poi scendiamo. Praticamente siamo rimasti solo io e Clady, di cui comunque Clady sta iniziando a mettere a posto, perché poi ritiriamo tutto e andiamo via, mentre Gabriele è sceso da un po' che doveva partire per Torino, quindi è sceso e poi l'abbiamo salutato
ed è andato giù a Torino, quindi ora siamo rimasti solo io e Clady, e se domani farà bello e il tempo ce lo permetterà, andremo a fare una camminata, non sappiamo ancora bene dove, però comunque andremo a fare una camminata e poi vedrete comunque il video sul canale. Detto questo, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!